È la partita che nel bene e nel male... Potrebbe segnare una svolta. Bari Avellino alle 15 in campo al San Nicola mette in palio punti importanti destinati a pesare come macigni sulla bilancia della salvezza a tre gare dal giro di Boa. La squadra di Walter Novellino ha l'assoluta necessità di non perdere contatto dal resto del gruppo. In quattro punti, escludendo il Trapani, che ieri sera è caduto nuovamente in casa contro il Frosinone, ci sono ben dieci squadre. Un numero considerevole che consente di guardare al futuro con un certo ottimismo a patto che si. Inizia a raccogliere risultati positivi pure lontano dal Partenio Lombardi, dove finora sono stati invece raggranellati appena due punti in otto incontri. Un ruolino di marcia da retrocessione che Novellino spera di invertire all'astronave di Bari, varando un Avellino più coperto ma al tempo stesso pronto a colpire di rimessa un avversario al quale non mancano le difficoltà. Ben nove le assenze importanti accusate da Colantuono che non devono comunque far cullare la squadra irpina sugli allori. Tutto questo, Walter Novellino. Da navigato, Uomo di calcio, lo sa bene. E per questa ragione appare intenzionato a barare un 4-2-3-1 con novità annunciate un po' in tutte le parti. In difesa, davanti al recuperato frattali ci saranno Gonzalez Jim City. Gidai e Perrotta, dato per favorito su Asma. A comporre una sorta di linea Maginot con D'Angelo, invece, sarà scelto uno tra Omeonga e Lassic, con il belga nettamente favorito. Invariate resteranno le due fasce, l'appannaggio dei cursori Verde e Belloni, che dovranno cercare di gestire e dosare meglio le loro forze nel corso del match. Novità si profilano anche sul fronte offensivo, dove Gigi Castaldo potrebbe partire dalla panchina per far spazio alla fantasia di Idris Camarà. Dall'ex correggese Novellino si aspetta un durissimo lavoro, sia nella fase di non possesso della palla, sia in quello di supporto ad Ardemagni, che anche a Bari sarà confermato dal primo minuto quale terminale offensivo di un reparto che in otto gare esterne ha segnato appena due reti. Insomma, la sfida non è di quelle semplici, ma proprio l'emergenza degli avversari induce a sperare in un risultato positivo. A crederci è soprattutto il pubblico che seguirà in massa i biancoverdi. Nella curva del San Nicora ci saranno oltre mille Ultra, l'ennesimo atto di amore di una tifoseria che, nell'ora del bisogno, dimostrerà ancora una volta di essere presente.